Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano. Giovedì sera si è svolta una serata musicale tutta particolare, di forte emotività e di grande intensità sia musicale che proprio, come posso dire, di contenuti. E siamo qui con Andrea Mele, che è stato l'ideatore della serata, l'organizzatore e uno dei musicisti che si è esibito con grandissimo talento in questa serata. Andrea, spiegaci com'è nata questa serata. Beh, è nata dall'idea di voler salutare un amico comune alla giusta maniera, come sarebbe piaciuto a lui, molto semplicemente. Perciò abbiamo eseguito dei brani musicali che a lui erano molto cari, tra cui anche qualcuno mio che lui ha sentito nascere proprio nell'atto compositivo, quasi contemporaneamente. Ecco, e di chi si tratta? Possiamo dire il nome? Sì, un nostro carissimo amico Marzio Romeo. Prematuramente scomparso i primi di gennaio di quest'anno. Nel corso della serata si sono succeduti, oltre ad Andrea Mele, tanti altri musicisti. Forse alcuni più famosi, alcuni un po' meno famosi, ma tutti di grande talento che hanno contribuito all'ottima riuscita della serata. Sinceramente, assolutamente. Sfrutto anche l'occasione per ringraziarli, perché insieme a me hanno suonato Ale May e Tommaso Mencarelli. Poi si è esibito da solo Paolo Gennari, un ragazzo di Pesaro molto bravo in arte fofo. E poi ho fatto qualcosa come solista strumentale su chitarra acustica, e poi ho avuto anche l'onore di accompagnare due bravissime cantanti insieme, Anissa Gusi e Lisa Ridolfi, ed è stata una cosa molto molto bella. Sì, diciamo pure che è stato il clou della serata, la parte più emotiva. Parlaci un po' della tua carriera musicale, diciamo, come nasce e qual è il tuo genere musicale che prediligi e quali sono i programmi futuri? Beh, io ho cominciato a suonare a 16 anni, sono passato dalla chitarra elettrica rock in periodo universitario alla chitarra acustica e ho portato avanti gli studi e anche la composizione, ecco. Rimango perciò chitarrista acustico, porto avanti diversi progetti. Da 2 anni sono tornato a vivere a Milano, in provincia di Milano, e il mare un po' mi manca. Tu non sei fanese, però in pratica sei un fanese di adozione. Di adozione perché ho vissuto quasi 13 anni a Fano. E una cosa molto, molto bella e molto sulla quale puntiamo molto, io e un carissimo amico fanese che si chiama Davide Eusebio, un bravissimo percussionista. Abbiamo un duo insieme che proprio quest'anno, a fine agosto, saremo ospiti a un festival molto importante della chitarra acustica che si chiama Pure Acoustic. E dove si svolgerà questo? Si svolgerà appunto nel centro storico nella provincia di Macerata, che si chiama appunto Pioraco, non vorrei... Le diamo tutte e due. Va bene. D'accordo, allora ti ringraziamo intanto per aver organizzato una splendida serata. Nel corso della serata poi sono stati proiettati anche dei disegni. Sì, Marzio era un talentuoso chitarrista, ma era un bravissimo disegnatore di fumetti, caricature e anche cose un po' più particolari riguardanti sempre il suo immaginario molto fantascientifico e legato molto alla filmografia, ecco. Perfetto. Bene, allora di nuovo in bocca al lupo per i programmi futuri e grazie per questa serata, e amici di Onda Libera un saluto. A presto, ciao ragazzi.